Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video e oggi anche in una nuova serie, quella di Pokémon Let's Go Pikachu. O anche Let's Go Eevee, me lo sto giocando a parte sulla Lite, anche perché qui non c'è il cloud dei dati di salvataggio, quindi giocheremo Let's Go Pikachu che ho anche già provato su in video, mentre Let's Go Eevee me lo giocherò a parte per poter poi fare gli scambi e completare il Pokédex. Allora, ho scelto di volevo portare, diciamo, una serie Pokémon sul mio canale e ho visto un po' e ho deciso di scegliere questo perché è la rivisitazione, diciamo, anche se parecchio modificata, di Pokémon Giallo, su cui mi sono ammazzato parecchio quando ero piccolo, insieme a Pokémon Rosso e Pokémon Blu che sono usciti prima, e poi è uscito Pokémon Giallo, ci ho giocato veramente tantissimo. E quello che volevo vedere adesso è anche come funziona la Pokéball, che ho preso insieme a Let's Go Eevee. Ok, l'ha trovata. Ci sono solo due pulsanti su questa cosa. Devo dire che sulla Lite è molto comodo perché catturarli, cioè, si sprecano pochissime Pokéball. Control stick, premi il control stick, scuoti, controlli secondari, pulsante superiore, annulla. Ok, quindi scuotendo. Va bene, diamola per buona così. Connessione in corso. Sì, ok, ma mi metto l'accetto, non la lancerò comunque da nessuna parte. Allora, devo dire che con il Joy-Con e con la Pokéball non è proprio semplicissimo catturare. Però ci becchiamo intanto il video introduttivo. Una cosa che ho notato, devo dire, rispetto alla versione per Game Boy, è ci sono parecchie differenze. Molte cose le hanno rese di gran lunga più comode, hanno totalmente cambiato il sistema per expare i Pokémon. Quindi iniziamo il gioco. E una cosa che mi ha colpito è che molto, molto, diciamo, tutti amici, tutti i compagni in questo gioco, non c'è il vero nemico come c'era sul Game Boy dove Gary. Qui ci hanno messo il vicino di casa e il nipote, cioè non ne hanno fatti due. Cioè ti trovi nel mondo dei Pokémon, mi chiamo Oak, ma tutti mi conoscono come il professor Pokémon. Questo mondo è abitato da creature chiamate Pokémon. Per noi esseri umani sono degli amici fedeli. E a volte ci divertiremo a lottare insieme a loro. Quanto a me, studiare Pokémon è il mio lavoro. Ma adesso parlami un po' di te. Allora, qual è il tuo aspetto? Il mio aspetto è standard. È questo, anche perché sulla Lite Eevee ho messo il biondino. E quindi diciamo che il mio aspetto è questo. Come ti chiami? Mettiamo Snowkills. Vai. Snowkill, non sbagliare ti prego perché c'è veramente un casino poi. Snowkills. Ok. Tasto più non c'è, forse potevo usare il joystick. Bene, allora ti chiami Snowkills, sì. Diamolo per buono così. Ok. E lui è il nostro vicino di casa, tuo amico e rivale. Potresti ricordarmi come si chiama? E lui lo chiameremo Costi. Fatemi vedere se si può usare quest'altro controller. No, maledizione. Ok. Andiamo di Costi. Ok. Si chiama Costi, ok. C'è pure l'anellino qui. Ho capito, si chiama Costi. Col nostro amato Pikachu. Sì,
Stai per diventare il protagonista di una grande storia nel mondo dei Pokémon. Che poi c'è anche mia figlia che adora Pikachu. Ti aspetto un mondo di sogni e di avventure. E ora let's go. Avevo anche preso, gli ho regalato il peluche di Pikachu. Volevo farvi l'intro, ma è uscito e se l'è portato. E quindi non vi ho potuto fare l'intro facendo parlare Pikachu. Mi dispiace. Ok, si inizia da casa nostra. C'è la Switch, proprio come lì, per registrare. Eccoci qua, si materializza un po' spaesato, come se fosse appena nato, apparso dal nulla. E andiamo qui. C'è un'email da parte di Costi. Ciao Snowkills, visto che presto saremo entrambi allenatori, ti insegnerò un po' di cosette utili. Inclina fino in fondo lo stick per correre e premi A per parlare con la gente. Premi X per aprire il menu e seleziona salva per salvare il gioco. Che bello, non vedo l'ora di cominciare. Firmato Costi. Allora, intanto scuoti, non fa un cazzo. Perfetto. Mettiamo, premiamo B, ci apre il menu. Con A non fa nulla. Ok. Quindi il menu lo apriamo con A. Sono proprio curioso di vedere. Costi, c'è nessuno? So che mi senti, Snowkills, sto salendo le scale. Costi, sveglia Snowkills, il mattino a loro in bocca. Punto interrogativo. Che ti prende? Cos'è quella faccia? Dai su, sono venuto a prenderti, io non sto più nella pelle. Oggi è il gran giorno, sei pronto a ricevere un Pokémon dal professor Oak e diventare un allenatore? Presto, andiamo al laboratorio. Ah, aspetta. L'abbiamo già vista. Hai letto il mail che ti ho mandato ieri? Se non l'hai ancora fatto, dacci un'occhiata. L'abbiamo già fatto. Beh, io aspetto il laboratorio del professor Oak. A dopo. Ok. Allora, andiamo. Devo dire, mi devo un po' abituare a comandare con lo stickettino di sta Pokéball. Ecco qua. Leggermente più 3D di quello che c'era al Game Boy. Però al Game Boy, ad esempio, non c'era la figura di Costi vicino di casa, ma il vicino di casa era Gary, nipote del professor Oak, ed era il nostro, diciamo, avversario, molto sbruffone, molto aggressivo. Invece qui sono molto tutti compagnoni, tutti... Non è venuto a prenderti mio fratello Costi, non vi siete incrociati? Dicevo che dovete andare insieme al laboratorio del professore, ok? Questa cosa un po' mi ha colpito, perché col passare degli anni sono diventati tutti così gentili e buoni, quando invece prima erano parecchio aggressivi e c'era parecchio... Devo dire, parecchio scomodo il fatto di dover cliccare il Joy-Con, lo stick per premere A, veramente. Anche alleno Pokémon così, quando saranno forti, mi proteggeranno. Allora... qui che ci dice questo tizio? La tecnologia è incredibile, ora è possibile collegare consorte e smartphone per trasferire i dati, infatti si può collegare anche Pokémon Go, dove io avevo un account ma me l'hanno bannato perché usavo il GPS fasullo, andavo a farmare in America, eccetera. Quindi, vediamo un po', qui c'è il nostro amico Costi, e Snowkills, il professor Oak non c'è. Secondo te, in quale delle due Pokéball ci sono i nostri Pokémon? Ah, non sto più nella pelle. Una cosa che ho notato giocando a tutte e due le versioni è che questi due Pokémon all'inizio sono veramente strepitosamente forti, cioè veramente fortissimi. Molto Ivy perché andando avanti c'è un tizio che gli insegna una mossa fuoco, una mossa acqua e una mossa elettrica, che praticamente è un Pokémon universale, mentre Pikachu comunque è elettrico. Grazie all'aiuto dei miei Pokémon, PG. Oggi ho imparato qualcosa di nuovo su di voi. Tanto quando c'è molto verde come al solito saprete già che sparisco. Ok, occhi si vede, ciao Snowkills. Ah, giusto giusto. Oggi è un giorno molto importante per te, Costi. Spero siete pronti a ricevere i vostri primi Pokémon. Presto, andiamo al mio laboratorio. Pika pika. Arriva un Pikachu, ma cosa... Ecco Pikachu. Pikachu ci vede e rimane innamorato. Altra cosa che ho notato è che nella versione Ivy Pikachu lo si trova subito, mentre in quella Pikachu Ivy non l'ho visto per il tempo che sono andato avanti. Che strano, che ci fa un Pikachu qui da queste parti? Beh, capita proprio a proposito, è un'occasione perfetta per imparare a catturare Pokémon. Forza, per catturarlo ti basta lanciargli contro la Pokéball.
Punta il Joy-Con verso lo schermo, premi il pulsante A per afferrare la Pokéball. Ok, comunque lo sappiamo già. Scuoti una volta il Joy-Con per lanciare la Pokéball. Fai attenzione all'ambiente circostante, va bene, sì, ok. Ottimo, abbiamo fatto un gran lancio. Cioè, vibra pure, ragazzi. Cioè, è pazzesca la Pokéball. Si illumina, fa rumore, allucinante. E viva, hai catturato Pikachu. Non ho saputo resistere all'acquistare questo piccolo gadget per portare questa serie. Sarebbe stato brutto col joystick. Allora. Però complimenti, una cattura esemplare per essere la tua prima volta, ci dice il professor Oak. Su, raccogli la Pokéball, se vuoi puoi dare un soprannome al Pikachu che hai appena catturato. Un'altra cosa che mi è piaciuta per, diciamo, di... per cui ho scelto di portare questa serie di Pokémon e non altre, è che conosco tutti quanti questi Pokémon, perché da piccolo li conoscevo tantissimo, mi piaceva tantissimo Pokémon, quindi facevo anche le carte, ci stavo sottissimo con i miei amici, ci scambiavamo i Pokémon al Game Boy. Non ho mai visto un Pokémon così irrequieto e devo dire che mi ci trovo meglio conoscendoli un attimino anche di nome, che fanno. Aspetta, ma dove vai? Mentre quelli nuovi proprio zero, io dopo i primi 150 Pokémon già non lo seguivo più Pokémon, quindi so solo i primi 150. Costi, professore, prima c'erano solo due Pokéball lì sopra, perché adesso ce ne sono tre? Nella terza c'è un Pikachu che Snorlax ha catturato poco fa. Cosa? Hai catturato un Pokémon tutto da solo? Intanto ci elogiano per questa cattura. Che spavento. Ah, che caratterino questo Pokémon. Snorlax, prendi la Pokéball questa volta con mano ferma. È inutile premere le altre perché non è quella, ci dice che è la Pokéball sbagliata. Pika. Pikachu. Pikachu. Ti sta proprio simpatico. Ok, eccolo qua, Snorlax riceve Pikachu, il suo primo Pokémon. Sembra proprio un peperino e credo che abbia anche un debole per te, Snorlax. Che ne dici di dare un soprannome a Pikachu? Mai, ragazzi, daremo un soprannome a un Pokémon, perché i Pokémon hanno il loro nome e quello è. È stato aggiunto alla tua squadra. Ok, vediamo un po'. Il professore, scelgo questo. Cost riceve Ivy, Ivy, io lo chiamavo Ivy, ma Ivy. Dal professore, ok. Un Eevee, com'è carino, ed è proprio il Pokémon che volevo, davvero forte Eevee, eh? In tutta la mia carriera non ho mai visto un allenatore che abbia catturato da solo il suo primo Pokémon. Devo dire che quando li ho viste le due versioni subito, Pikachu, logicamente Pikachu, invece poi prendendo anche Ivy e giocandolo mi sono accorto che Ivy, cioè, è una bomba, ragazzi. Un'ultima cosa, adesso che siete diventati allenatori ho un favore da chiedervi, prendete uno di questi. Ci dà un bel Pokédex. Che cos'è, professore? Ce l'ho da adesso il Pokédex? Sì, si chiama Pokédex. Sapete, l'ho progettato io. Registro automaticamente i dati dei Pokémon che si incontrano e si crea una pagina dedicata a ognuno di loro. È un dispositivo tecnologicamente avanzatissimo. Snorlax, costi, ve ne lascio uno a testa, fatene un buon uso. Snorlax riceve il Pokédex dal professor Oak e Costi riceve il Pokédex dal professor Oak. Basterà incontrare un Pokémon per registrare alcuni dati del Pokédex, ma se volete un'analisi dettagliata dovrete catturarlo. Realizzate una guida completa di tutti i Pokémon del mondo, è sempre stato il mio grande sogno, ma ormai sono troppo vecchio, non posso più fare certi sforzi. Voglio che siate voi a realizzare questo mio sogno. Avanti allora, è arrivata l'ora di partire. Il vostro contributo entrerà nella storia dei Pokémon. E così, questo è un Pokédex. Non vedo l'ora di riempirlo con tutti i dati dei Pokémon che incontrerò. Io parto subito, Snorlax, vieni anche tu appena sei pronto. Ok. Pokémon. I Pokémon del mondo stanno aspettando solo te, Snorlax. Ci fomentano tantissimo. Usciamo. E andiamo. Devo dire, è fatto veramente bello perché, a parte la mappa che dovevamo andare nell'altra casa, mentre qui c'era la nostra mamma. Mamma che è anche un po' più di colore, cioè più abbronzata rispetto a noi, cosa veramente un po' particolare. Oh, che carino, il professore ti ha dato proprio un bel Pokémon.
Cosa? L'hai catturato da solo? Ma è fantastico, bravissimo. E come si chiama? Pikachu, che bel nome. È davvero perfetto. Pika Pika. Guarda com'è felice. Siete pronti per iniziare la vostra avventura? Allora è giunto il momento di darti questa. L'ho tenuta da parte perché sapevo che questo giorno sarebbe arrivato. Snorkel riceve la mappa della città della mamma. Ha messo la mappa città nella borsa. Se vuoi sapere dove ti trovi, apri la borsa e controlli la mappa. Andate adesso, l'avventura vi aspetta. Ciao Snorkel, ciao Pikachu. Mamma, ci sbologna così. Ci sbologna così. E quindi si va. Altra cosa bellissima, vabbè, che ci aspettavamo era che qui i Pokémon li vedi. Ed è una cosa fighissima rispetto agli incontri casuali. Anche perché qua li puoi schivare. Quindi potendoli schivare, vediamo il bimbo qui cosa ci dice. Vedi quei dislivelli lungo la strada? Facendo attenzione puoi usarli come scorciatoie. Va bene, così puoi tornare più rapidamente, ma non ci interessa. Non rileva alcun. Apriamo il menu. Ok. Un ratata che vabbè possiamo... Oh, Oddish. Prendiamoci Oddish. Ci prendiamo Oddish. Ok, ti sembra tutto di nudo Oddish selvatico. Oh, no, per pochissimo non ho fatto perfect lì. Non puoi scapparci. Oddish davvero importantissimo per la prima medaglia contro Brock. Il bonus e Pikachu prende la sua prima exp, primo Pokémon catturato. Sono stati inseriti nel Pokédex, spesso confuso come un'erbaccia. Questo Pokémon stride atrocemente se si prova a estirparlo. Oddish è stato aggiunto alla squadra. Ok, qui c'è Pikachu che c'ha qualcosa nel cespuglio. Eh sì. Smetti di sparire magari? Ok. Pikachu ci dice che ha trovato qualcosa in mezzo alla vegetazione. Ha ricevuto un baccalampon da Pikachu. Ok, lo mettiamo nella tasca. Tocca il bellissimo la prossima volta. Facciamo una lotta. Sì, facciamo una lotta la prossima volta. Non adesso. Ci catturiamo anche sto Pidgey. Iniziamo a formare un team. Ottimo. Sono un gran lanciatore di Pokéball, ragazzi. Ok. Ci siamo presi pure Pidgey. Anche se... Pokémon di circostanza, perché... non ci interessa molto. Però, per completare il Pokédex va preso. Incontreremo Appalate, così come di Rattata anche. Ok, ti ho aggiunto la squadra. Non ho letto la descrizione, ho sbagliato, dovevo leggerlo. Vabbè, prendiamo Rattata. Ci prendiamo anche un Rattata. Sembra tutto un Rattata selvatico. Preparati, vai. Ottimo. Hanno molto dritte, col Joy-Con andavano una di qua, una di là, non si sa perché. Ok. Si sente il verso del Pokémon dalla Pokéball, cioè è strepitosa questa cosa. Oddish intanto è salito da livello, livello 4, Oddish impara crescita. Va benissimo, poi qui c'è anche la natura dei Pokémon e tutto un po'... La Rattata sono stati inseriti, con i suoi incisivi rode qualsiasi cosa. Se se ne ha vista uno è probabile che in zona vivano almeno altri 40 esemplari. Rattata è stato aggiunto alla squadra. Ok. Basta, no, andatevene. Non ci faccio niente con voi, siete inutili. Andiamo un po'. Se voglio andare a fare la spesa a Plumbeopoli, mi tocca prendere il sentiero che passa per il Bosco Smeraldo. È tortuosissimo, ma io ve lo giuro ragazzi, lo conosco a memoria come le mie tasche. Qui non c'è niente per il momento, possiamo fare, possiamo andare in un centro Pokémon, rimettere in sesto la nostra squadra per lo più. Sapevi che catturi Pokémon in quanti puoi, vabbè, puoi portare nel box, questa è una cosa che ovviamente alcuni sapranno, alcuni no, che i Pokémon una volta bisognava metterli nel computer, c'era un casino atroce per farli expare, bisognava metterli per primi.
era veramente allucinante, mentre adesso è fatto bellissimo che l'esperienza si divide in tutto il team e si può, non si combatte con i Pokémon selvatici, ma si può solo catturarli. Conoscere senz'altro il professor Oak. È arrivato quello che stavo aspettando, ma sono troppo impegnato per portarglielo. Non è che puoi pensarci tu? Snorlax riceve un pacco. Messo il pacco nella borsa. Saluto il professore da parte mia. Vuoi tornare subito al laboratorio del professor Oak? Sì. Andiamo direttamente da lui. Snorlax, come va? Come sta il tuo Pikachu? Eh? Pika Pika, sta la grande, cioè. Scoppia di salute proprio. Ok. Vediamo un po'. Guarda un po', sembra proprio che tu e Pikachu siete diventati compagni inseparabili ormai. Ha davvero talento come allenatore, evidente. Come dici, è qualcosa per me. Snorlax consegna il pacco al professor Oak. Oh, finalmente è arrivato il pacco che avevo ordinato. Grazie infinite. Professor Oak, il mio Eevee ha imparato una nuova... Snorlax, come hai fatto a convincere Pikachu a salire lassù? Che spettacolo, tutti che ti venerano per le gesta. Ah, Costi, capiti proprio al momento giusto, mi è arrivato un pacco che aspettavo. Ecco, tenete. Gli è arrivato un pacco che aspettava con le bacche lampo anche Pikachu trova dentro i cespugli. Vabbè, poteva essere qualcosa di più emozionante. Hai messo le bacche lampo nella tasca cattura. Grazie, avevo giusto un certo languorino. Aspetta, aspetta, non te le mangiare, non sono mica uno spuntino per te. Sono bacche deliziose da dare a un Pokémon selvatico per distrarlo e renderlo più facile da catturare. Avresti potuto dirmelo prima, me ne stavo per divorare, dice il nostro Costi. Statemi bene a sentire, sta a voi decidere se catturare tutti i Pokémon che troverete o se concentrarvi sui vostri preferiti. In entrambi i casi la cosa importante è una sola, divertitevi più che potete. Ok. Perfetto, adesso ci facciamo. Io voglio catturare una montagna di Pokémon, però voglio anche allenarli e farli diventare più forti tutti. Facciamoci un game con Costi. Un allenatore non deve preoccuparsi solamente di catturare nuovi Pokémon. Non ti sarai mica dimenticando delle lotte degli allenatori. Ti faccio vedere come si tratta. Lottiamo. Vai, lottiamo. Lottiamo e parte la sfida con Costi. Allenatore manda in campo Eevee. Pikachu, noi ci spacchiamo e abbiamo già 4 Pokémon, livello 6. Un'altra cosa era che questa lotta, la prima lotta che si faceva, era una mezza specie di lotteria e a volte ricominciavo per vincerla. Mentre qua, bene o male, ho notato che è un dominio totale del proprio Pokémon rispetto a quello dell'avversario. Vediamo, brutto colpo, almeno nelle prime 2-3 volte che ci ho giocato non ci sono stati... Tuono Shock, attacco rapido. Ah, però qui sto usando azione anche lui, però leva sempre un pochino di meno, vedete? Cioè l'avversario è sempre un po' più debole, quindi praticamente con un tuono shock e un attacco rapido si risolve e non può nulla. Mentre bisognava sperare in colpi coda al Game Boy che non facesse azione, perché altrimenti si poteva perdere. Comunque mettiamo attacco rapido, così non c'è il rischio di essere più lenti dell'avversario e non ha più energie Eevee. 32 punti esperienza. Pikachu sarà livello 7. Ok. Punti esperienza vengono condivisi con il resto della squadra, come dicevamo prima, quindi prendono punti esperienza ogni volta tutti i membri, non solo il primo. Era davvero noioso. Era davvero noioso prima. Oh no, che figuraccia. Se avessi saputo che mi avresti battuto così, non mi sarei dato tutte quelle aree da esperto. Forse avrei dovuto allenare un po' più il mio Pokémon prima di lottare. La prossima volta voglio la rivincita, intesi? Allora, Snorlax, che te ne pare della lotta tra Pokémon? Il tuo piccolo compagno Pikachu ha davvero dato il meglio di sé. Perfetto. Quindi possiamo andare tranquillamente... Fa Snorlax. Tu e Pikachu sembrate già due compagni affiatatissimi. Ho un regalo perfetto per due tipi come voi. Completo sportivo. Bellissimo questo. L'ho messo a Eevee e non l'ho mai messo a Pikachu. Ripone il completo sportivo nella valigetta vestiti. Fallo indossare a Pikachu. Così potrete partire all'avventura con dei vestiti abbinati. Oh?
Ok, Pikachu è molto felice. Facciamo coccole. Sì, bisogna scuotere. Fino a fare... No, non gradisce. Facciamo così. Fino a che non sclera, esatto, perfetto. Torniamo indietro. Sembra proprio che tu e il tuo Pikachu abbiano voglia di giocare con te. Non dimenticarti col corallo ogni tanto, ok? Se adesso per il menu vedere una nuova icona, gioca con Pikachu, seleziona per giocare con Pikachu ogni volta che vuoi, a posto. Allora, borsa. Mettiamo vestiti. Cambia il look di Pikachu. Cappelli. Perretto, carinissimo. E il vestito... La t-shirt, oddio, mi piace più forse solo il cappello. Anche se però la t-shirt è carina. Ok. La mappa della città. Ma Y organizza. Y cosa vuol dire? Cioè, non posso organizzare nulla. Cos'ha Y? Y organi. Ah, ok, scuoti e Y. Ok. Perfetto. La risposta non c'è. Devo capirla un attimo questa cosa. Comunicazione. Dono segreto. Tramite Pokéball Plus. Vediamo. Pokéball Plus contiene un Pokémon in regalo per te. Vuoi riceverlo? Sì. Attenzione, Nintendo Switch e Pokémon Plus si spengono. Se la connessione interrompi mentre stai ricevendo un dono, potresti non essere più in grado di riceverlo. Assicurati che la batteria sia abbastanza carica, che la connessione sia stabile. Verrà stabilito il collegamento a internet, il gioco verrà salvato, puoi continuare? Sì. Connessione in corso, attendi. Collegamento a internet riuscito. Non spegnere la console, va bene. Ricerca di un dono in corso. Ricezione del dono in corso, non spegnere la console. Ok, stavolta ce lo vuole dire. Nella Pokéball c'è Mew, ragazzi. Mew 151. Pokémon 151 sono stati inseriti nel Pokédex. Osservando al microscopio la pelle di Mew, si può constatare che è ricoperta da una fitta peluria corta e fine. Hai ricevuto Mew. Mew Pokémon misterioso. Allora, Mew che, ragazzi, quando giocavo a Pokémon giallo era una cosa assurda perché non c'era internet, non era come adesso che tutto si cerca, video, cose. Non c'era niente. C'erano gli amici con cui parlare, le leggende metropolitane che abbondavano di ogni cosa e c'era la leggenda metropolitana assurda che si trovasse dove era la MN Anna, la nave Mew. Non ricordo bene con quale magheggio, ragazzi, ho passato le ore a cercare di prendere quel Pokémon che in realtà era possibile prendere soltanto con un bug. Praticamente era un glitch perché lo hanno messo, ma poi non lo hanno messo nel gioco, quindi con un glitch era possibile prendere Mew. Grazie per aprire il Pokémart, abbiamo tanti articoli che potrebbero tornarvi utili. Vienici a trovare, ti do un campioncino, eccolo qua. Ottieni una pozione. Quindi praticamente c'era questa agenda e non sono mai riuscito a prenderlo. Ultimamente, qualche anno fa, diciamo un paio di anni fa, ho deciso di vedere su YouTube se era possibile prendere Mew e ho visto il video per farlo, quindi mi sono rimesso sul Game Boy, sono riarrivato a quel punto per prendere Mew. Durante le sfide con altri allenatori i Pokémon possono farsi male, succede le pozioni, vabbè, le pozioni puoi mettere in sesto i Pokémon. E quindi mi sono riuscito a prendere Mew sul Game Boy, un sogno che da piccolo veramente avevo tantissimo e che però non ero mai riuscito a realizzare, vi dico questa piccola stupidaggine qua. Allora, i nostri sguardi sono incrociati, provo a vedertela con il mio Pokémon preferito. Quindi, detta questa eresia, qui invece l'hanno messo semplicemente prendendolo con... Perché effettivamente non era implementato in alcun modo all'interno del gioco il modo di prenderlo. Cioè c'era un bug, proprio un glitch, devi premere veloce, rientrare, uscire da una schermata per incontrarlo alla fine. Parte la sfida di Billy Marmocchio e quindi l'hanno messo nella Pokéball e volevo, ci tenevo a me a farlo, a prenderlo in questo nel video perché non so, una volta riscattato, una volta, se era possibile riscattarmelo anche sulla versione Eevee oppure no. Quindi...
Perché odio questa cosa che ho toccato per sbaglio la levetta e non mi ha preso. Ho preso. Volevo fargli tono shock. Vabbè, va tutto attacco rapido. Rifacciamo gli attacco rapido a sto punto. Con tono shock forse lo spianavo. Non ha più energie. Ho 12 punti exp. Vengono condivisi con il resto della scuola. PG sarà livello 5. Ok. Sconfitto Billy Marmocchio. Dovevi dirmelo che eri così forte. Vinto 60 Fanta dollari dei Pokémon e 3 Pokéball. Perfetto. Allora, che cos'è questo? Un inutile Pidgey. Ecco Costi, vediamo che ci dice. Ti vedo proprio contento, Snorlax. Hai sconfitto un allenatore. Wow, fantastico. A proposito, i Pokémon con cui ho lottato potrebbero aver perso dei PS o dei PP. Portali a un centro Pokémon per rimetterli in sesto. Ci vogliono pochi secondi ed è gratis. Mi raccomando, non dimenticarti di rimettere in sesto la squadra, insomma. Ok. Quindi, andiamo a rimettere in sesto la squadra. Anche se stanno messi abbastanza bene, non ne avremo neanche bisogno, però lo facciamo come ci ha consigliato. Ok. Pokémon sono in perfetta forma. Torna pure quando vuoi. A posto. Qui c'è il market. Nel market possiamo prendere qualche Pokéball, anche se alla fine sconfiggendo gli allenatori. Cosa desideri? Compra un qualche Pokéball, ce la compriamo, anche perché con i soldi, bene o male. Poi se ne prenderanno a pacchi. Io gioco, ragazzi, sconfiggo tutti gli allenatori, me li vado proprio io a parlare, cioè, quindi si prendono veramente coffe di soldi. Ci regala anche una Premier Ball. E niente, possiamo uscire. E intanto prima, non so se ci avete fatto caso, si vedevano alle spalle lungo la strada il Team Rocket che ci bloccava la strada. Qui niente, ci dice che se ci servono informazioni sui Pokémon possiamo leggerli lì sui libri, ma per lo più parla degli status, niente di che. Davvero fantastico andarsi a spasso insieme ai Pokémon preferiti. Va bene, non fa niente. Cercando di completare il Pokédex, voglio darti una dritta. Prima di andare a catturare Pokémon, fai il pieno di Pokéball. Va bene, lo sapevamo già. E qui, in questo posto, che sarebbe la strada per andare a battere la Lega, ci sta intanto uno Spearow che non abbiamo e quindi ce lo prendiamo. Qua Sandshrew ci dovrebbe stare. Mamma mia, eccellente ragazzi, ho preso proprio il cerchietto da microscopico. Con le cuffie mi perdo qualcosa. Cioè, fa il verso del Pokémon. Perché è proprio entrato letteralmente nella Pokéball. Cioè, questa cosa, ragazzi, è fantastica. C'è anche Mew che è salito di livello. Intanto volevo vedere, volevo tirare fuori Mew dalla Pokéball. Intanto qui salgono di livello tutti quanti i Pokémon. Mew si prende a livello 1, quindi dati di Spiro sono stati inseriti nel Pokédex. A posto. Volevo tirare fuori dalla Pokéball Mew. E uscire dalla Pokéball. Mew verrà a spasso con te. Ok, e devo dire che nella versione Ivy, Eevee, è molto figo anche il fatto che Eevee sta proprio in testa, è bellissimo. Mentre Pikachu sta lì sulla spalla. Allora, prendiamo questa Pokéball qua, 5 Pokéball, che schifo non ci fanno. Tasca cattura, intanto vedete Mew che svolazza. Non so adesso, vediamo un attimo le caratteristiche di Mew, perché Mew la natura con la quale è uscita non è che se ne trovano in giro.
non ha praticamente né punti di forza né di debolezza, è standard. Così, un Pokémon così. Base, potremmo potenziarlo. Attacco speciale 9 a livello 2 contro un Rattata. Attacco speciale livello 5 14. Livello 2 9, comunque abbastanza potente. Comunque vedremo un po' la sua crescita man mano che sale di livello. Ok. Per il momento, se incontriamo un Sandshrew qui, vattene, Rattata. Tanto sono diventato totalmente invisibile, ragazzi. Il verde che mi si proietta. Oh, un Nidoran maschio. Vai, ce lo prendiamo, che non lo abbiamo. No. Buttate una Pokéball. Vai. Dai, proprio. Ok. Sento fa rumore. Sentito? Catturato Nidoran. No, Nidoran femmina, scusate, non è Nidoran maschio. Nidoran maschio è quello viola, allora. Ok, piuttosto che tenermi PG, Nidoran. Vabbè che tanto si risolve tutto con Pikachu, cioè praticamente. Pikachu e coso lì è Oddish. Con Oddish si batte tranquillamente il primo capo palestra. Eccolo allora, Nidoran femmina. Scusate, Nidoran maschio. Mamma mia, che eccellenza, che eccellenza. Sono eccellente, ragazzi, nel lanciare le Pokéball. Catturato Nidoran. Carina anche questa cosa che hanno lasciato praticamente il verso del Pokémon originale. Io sono a livello 8, direi di sbomballarci. Rattata a livello 5, ok. Mi sono a livello 4, si è fatto un jump notevole. Di consenso di dire Pokédex, rizza le orecchie enormi per sondare dintorni. Se percepisce un pericolo, attacca con gli aculei velenosi. Vabbè, che poi le descrizioni dei Pokémon, insomma. Usciva un Sandshrew. Niente. Intanto nella squadra. Direi di mettere, aggiungere la scuola questo al posto di PG, questo al posto di Spiro di Rattata, teniamoci Spiro Rattata proprio, che perché si trovano i Raticate direttamente già in giro, quindi non serve neanche farlo evolvere. Se mi appare magari. Fa sto favore, è un pochino raro, probabile. Momento rarino, però mi piaceva tantissimo Sunslash, l'evoluzione, quella che sembra un riccio. Non vuole apparire, no. Dai, appari. Facci questo favore. Non vuoi apparire? Hai deciso di no? Un altro Nidoran. Apparirà, ma chissà quando. È molto utile, ho notato, entrare ed uscire dai luoghi chiusi. Se qui ci fosse una casa, entri e esci, trovi Pokémon spawnati diversi, però purtroppo qui non c'è, e quindi che vogliamo fare? Vabbè, dai, è inutile stare a continuare ad aspettare. Tanto avremo modo di trovarli più avanti. Sarebbe stato carino incontrarne uno. Vediamo un po'. Ritornando, riappare. Se me ne entriamo dalla schermata. Ma quando mai?
Questa cosa ricordo che era anche così al. Ah, Snowkills, ah, stavamo rischiando di non andare qua. Non penso che sarebbe fantastico aggiungere la Lega Pokémon. Là sono i famosissimi Super 4, sono gli allenatori più forti di tutti. Mi sarebbe piaciuto un sacco dare un'occhiata da lontano, ma non mi hanno fatto passare perché non ho ottenuto le medaglie delle palestre. Ci vorrà ben altro per scoraggiarmi, devo solo impegnarmi al massimo e allenarmi con serietà. Avanti, Snowkills, lottiamo insieme e diventiamo più forti. E lottiamo. Ovviamente, ragazzi, gli episodi di questa serie non saranno brevi perché dura parecchio il gioco. Parte la sfida di Costi, allenatore. Ok, Pikachu. Lotta. Spacchiamo un tuono shock. Livello 3, cioè umiliato proprio. Super efficace, non ha più energie. Proprio come un volante contro elettrico, proprio umiliato. Ok, Eevee, non voglio cambiare. E anche lui spacchiamo un bel tono shock. Anche se sta a livello 7, comunque ce ne vorranno un paio. Del danno che mi fa lui, il danno che gli faccio io invece è parecchio più corposo. Vai di tuono shock elettrico. Tengo le animazioni perché alla fine sono carine per la serie. È un po' più sfigato, non ha il vestitino. Vai di tuono shock ed eliminiamo anche Eevee. 37 punti exp. Divisi con la squadra, sconfitto 140 fantadollari. Ok, spero che questa lotta ti sia servita a diventare più forte. Mettiamocela tutta, un giorno riusciremo ad andare alla Lega insieme. Ok, se ne arriva il nostro amico Costi e noi proviamo a catturare, oh via, un Sandslew qui. E non appare, non appare, appare, non appare, non appare, appare. Non appare, dai. Poi tanto li catturerò anche un pochino off camera, qualcosa magari. Perché logicamente qui c'è la combo. Per trovare Pokémon con una natura buona serve fare le combo, il che richiede parecchio tempo e sarebbe impossibile farlo durante i video, cioè uscirebbero video interminabili e soprattutto noiosi perché sto lì a catturare soltanto Pokémon. Quindi me li farò off camera e poi vedremo insieme che cosa è uscito fuori. E qui non c'è un bene amato nulla. Vediamo un attimino sopra. Direi che ci possiamo andare. Qui c'è la palestra, ma non possiamo andarci adesso. È una palestra che si farà poi. Le palestre sono chiuse. E andando su, lì ci vuole taglio. Prenderemo poi taglio lacerazione. Un Weedle. Come si chiama? Weedle. Ok. Eccellente, ragazzi, era un puntino, veramente. Un puntino. Ok, Weedle, qui si trovano direttamente tutte le trasformazioni, Weedle, Kakuna e Beedrill. Intanto sale anche Oddish, Nidoran. Sia maschio e femmina salgono di livello, Mew sale di livello. Ok, ha un pungiglione acuminato sul capo, vive tra l'erba e nei boschi dove si nutre di fogliame vario. Ok, possiamo entrare qui cioè vediamo, parliamo con questa bambina. Se il tuo Pokémon usa mosse dello stesso tipo, la potenza degli attacchi aumenterà. Entra di qua, che ci dice? Pensi di andare al Bosco Smeraldo? Sii prudente, un autentico labirinto. Vabbè, labirinto, ma è un parolone, ragazzi. Qui si trova anzitempo Bulbasaur, Pokémon raro
Battiamo questo allenatore. Anche tu hai dei Pokémon, dai, lottiamo. Ok, qui ci sono un po' di allenatori e si possono prendere alcuni buoni Pokémon. E tipo si può fare una buona combo con Oddish, ma che poi verrà comunque sostituito da Bulbasaur nella mia squadra. Quindi più di tanto allenarlo non serve. Più che altro qua, essendoci Pokémon per lo più usano tutti i Pokémon d'erba. Metterei prima Mew, dato che gli attacchi comunque di Pikachu, per quanto sono sgravati, perché io sto a livello 8-9, loro mi cacciano Pokémon livello 3, quindi pure il nulla li polverizza. Però pure per vedere un po' lottare anche Mew, che mi piace tantissimo, che Mew piace tantissimo. Tre Pokéball di sgobbo per noi e nella squadra. Mettiamo Mew come primo. Ok. Ci prendiamo questo. Tasca cattura. E qui, ragazzi, adesso praticamente mi fermo qui. Perché? Perché metterò comunque, dovrò farmare alcuni Pokémon. Prendiamo intanto un Kakuna random. Dovrò farmare un po' di Pokémon e quindi lo farò, come anche detto prima, off camera. E direi che possiamo. Oh, si è ribellato, ragazzi. Si è ribellato. Infatti il cerchietto arancione ci comunica che non è semplicissimo catturarlo. Prendiamo con un ottimo. Se si ribella oppure no. L'abbiamo preso, abbiamo preso quest'altro nuovo Pokémon per questo episodio. L'ho catturato un Kakuna, che è la versione di Weedle bozzolo prima di diventare la super ape a tre pungiglioni. Beedrill, intanto ci fa expare anche un bel po'. Pikachu addirittura ha salito a livello 9. Pikachu vorrebbe imparare doppio calcio. Facciamo dimenticare un colpo coda, un ruggito che sono per indebolire la difesa e l'attacco. Mettiamo un doppio calcio, mossa di lotta e glielo impariamo così. E direi, ragazzi, che con la lettura dei dati di Kakuna, che è molto limitato nei movimenti, se si sente minacciato di essere il pungiglione e avvelena un nemico, che trasferiremo nel box Pokémon. Quindi, detto questo, ragazzi, vi invito a mettere un bel mi piace a questa serie, a questo video, che comunque porterò a termine. Completeremo sicuramente il Pokédex con la versione Eevee che ho sulla Lite, quindi ci toglieremo questa soddisfazione. Prenderemo anche i Pokémon speciali che si prendono con Pokémon Go, che ho riscaricato anche quello. L'ho dovuto ricominciare perché l'account, quello bello poppato, usavo un po' gli hack così GPS per giocarci al computer, quindi me l'hanno bannato. Ho visto oggi che me l'hanno bannato, ma ci giocavo anni fa. E quindi che è successo? Ah, se fai carezza, ok. E quindi, ragazzi, vi invito a mettere, come detto, un bel mi piace, un commento, fatemi sapere che cosa ne pensate e niente, io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.